capitale pena, egli ha ormai scontato 6 anni e 2 mesi, terminando la condanna il 3 gennaio 1966. Fa presente il sottoscritto di aver sempre tenuto buona condotta, di non aver mai dato adito a rilievi di sorta e di avere anzi proficuamente svolto anche mansioni di fiducia. Fa presente inoltre di essere coniugato con un figlio che il nero piccino, con la sua famiglia, vive in miseria e che la moglie è gravemente ammalata. Rivolge pertanto alla clemenza della signoria vostra supplicando la grazia di quanto ancora gli resta da scontare, nella speranza di poter abbracciare la moglie e il figlio almeno per il prossimo Natale. Fiducioso, con osservanza. Caro Gesù bambino, da tanti anni mio papà è all'estero a lavorare. Partì quando ero piccolo e non ricordo più il suo viso. Lavora e manda i soldi a mamma, ma guadagna poco e anche mamma deve lavorare molto per tirare avanti. Mamma non mi parla mai di lui, non so perché, ma io vorrei tanto rivederlo. Io ti chiedo una grazia, fa che papà torni a casa per Natale. Io vorrei andare alla messa di mezzanotte con lui e mamma. Fallo tornare. Tuo Massimo.
Massimo. Io. Io sono papà. Massimo. Oh, papà, sei tornato. Come? Come sei bello. Aspetta, aspetta. Guarda. Mamma è in casa? Buon Natale, Linda. Entra. C'è il fuoco e c'è il presepe. Senti, Linda, le campane. Sono arrivato in tempo. Possiamo andare alla messa.